Entrambe le allieve sono salite sui cavalli. Ecco che iniziano con degli esercizi, come vedete, libere dalle mani, senza tenersi, con l'ausilio delle sole gambe e la pressione delle sue ginocchia riesce a stare in equilibrio sull'inforcatura, si dice. Si è svolto sabato 2 luglio in contrada Ligozia Scicli il Mediterraneo Equestrian Show, organizzato per il sesto anno consecutivo dall'associazione sportiva equestre La Primula. Allora, siamo con Guglielmo Ficili dell'associazione La Primula. Quest'oggi lo spettacolo, diciamo, di fine anno, il vostro spettacolo di fine anno. Sì, infatti è uno spettacolo un po' innovativo in confronto a quello che abbiamo fatto negli anni passati, diciamo, perché comunque c'è un tocco in più di arte, di musica e soprattutto anche un pizzico di idea dei ragazzi. I ragazzi hanno collaborato molto di più. Poi tra l'altro abbiamo organizzato anche un party serale che ci permetterà un po' di accomunare di più le persone, i componenti dell'associazione, e aspettiamo insomma tutti, perché alla fine è un evento che è poco sentito, perché comunque l'equitazione non è molto riconosciuta come sport a Scicli, e questo è un errore, perché è uno sport serio dove l'Italia è campione del mondo per diverse volte e merita il rispetto come tutti gli altri, e quindi è bene farlo conoscere. Questa è la nostra idea e stiamo facendo questo. Tante le discipline praticate, tra queste anche il salto ostacoli, il cross country, endurance, trekking, ma anche viaggi a cavallo. I sacrifici e l'impegno profuso da parte di tutti i componenti hanno dato i loro frutti, però comunque, ripeto, il problema è anche dal punto di vista, diciamo, etico, ideologico, delle persone che non riesce a comprendere che l'equitazione può essere uno sport, può essere un'attività dilettantistica come tutte le altre. E quindi diciamo che la crescita c'è stata, ma c'è stata abbastanza salutare. Ci sono stati dei periodi in cui c'è stata una forte affluenza, dei periodi in cui meno, però si va avanti comunque. La Primula è centro affiliato FISE, si pregia di avere all'interno anche un istruttore federale di equitazione. Durante l'evento, che si è protratto sino a notte fonda, si sono alternati sui cavalli tanti allievi, tra questi alcuni anche di tenerissima età. Abbiamo fatto diversi progetti sia con il liceo scientifico, diciamo l'Istituto Quintino Cadavodella, anche con la scuola media, la Lipparini Miccichè, e diciamo che il cavallo ha delle grosse potenzialità dal punto di vista diciamo psicologico sui ragazzini, sugli autistici, su questo genere di persone, e anche motorio, quindi persone che sono affette da, insomma, disturbi motori possono rimediare facilmente o comunque curare questi disturbi facendo equitazione, o per meglio dire ippoterapia. Noi abbiamo l'insegnante Carmen Tumino, che è un insegnante per diversabili, fa delle gare, segue dei ragazzi proprio delle gare da diversabili, e quindi ripeto ci adoperiamo anche per far questo, perché credo che sia una cosa molto importante.